Cicloturismo. Presentata la nuova segnaletica permanente nel Grand Tour della Val di Merze. SUAP. Vita più semplice per le imprese grazie al coordinamento provinciale degli sportelli unici per le attività produttive. Terre di Siena Creative. Ampia adesione al bando della provincia dedicato all'imprenditoria giovanile e all'occupazione. Formazione. La provincia stanzia 50.000 euro per aiutare i lavoratori che vogliono ottenere un diploma di scuola superiore. E infine, l'intervista, con l'assessore alla cultura Marco Saletti. È stata presentata la nuova segnaletica permanente nel Grand Tour della Val di Merze, un percorso ciclistico di 147 km con 2.500 metri di dislivello che corre lungo i territori comunali di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille e Radicondoli. L'itinerario su viabilità secondaria, già conosciuto dagli amanti delle due ruote e del trekking, sarà ancora più fruibile grazie alla nuova segnaletica che informa sulle distanze e sulle tappe dell'itinerario. Il Grand Tour della Val di Merze è dedicato a chi ama il viaggiar lento, un fenomeno in forte crescita, come ha spiegato l'assessore al turismo della provincia di Siena, Anna Maria Betti. È un turismo in forte crescita e continuerà a crescere, se è vero come è vero che ci dicono in Europa almeno 6 milioni di persone sono alla ricerca solo di cicloturisti, di percorsi, di proposte, di pacchetti organizzati in questa direzione. Quindi diciamo che questo non è solo un lavoro per pratiche, per un'offerta diciamo di turismo compatibile con la nostra provincia, sta dentro il solco delle politiche di sviluppo sostenibile che connotano tutto l'agire amministrativo, ma è anche un elemento di forte competitività su un mercato sempre più globale. Senz'altro la provincia di Siena offre, oggi sono quasi 500 km fra Grand Tour della Val di Merze, Eroica e Sentiero della Bonifica, e continuerà a lavorare per offrire altrettanti di questi circuiti, ripeto, a un turista che è sempre più attento e che sempre più cerca questa modalità di viaggio. La provincia di Siena ha deciso di rendere più semplice la vita alle imprese. Sono state operate significative semplificazioni su 10 procedimenti autorizzativi grazie al coordinamento provinciale dei SUAP, sportelli unici per le attività produttive. Sarà più semplice ricevere l'autorizzazione per aprire una struttura di vendita, una sala giochi o un impianto di distribuzione di carburante. Per queste e altre 7 attività, infatti, sono state concordate e uniformate le procedure per l'avvio immediato. Prima edizione del bando Terre di Siena Creative, il laboratorio dell'innovazione per nuove idee e nuove imprese. Nelle prossime settimane si riunirà la commissione di valutazione, che assegnerà un punteggio ad ognuno dei progetti pervenuti. Soddisfatto per l'adesione al bando, Orazio Figura, dirigente del settore sviluppo economico. 20 le domande arrivate, di questi 20 è da sottolineare che 10 sono state presentate da donne. E siamo nella fase di valutazione che concluderà entro fine novembre, metà dicembre, per arrivare a fine anno ad aver aggiudicato i premi che sono stati messi a disposizione, che ricordo il primo ha un valore di 30.000 euro e l'ultimo ha un valore di 12.000 euro, comunque importi importanti se visto che si tratta di giovani in prima esperienza che vogliono avviare una nuova attività imprenditoriale e che ha in questo periodo di particolare crisi che sta attraversando anche la provincia di Siena ha una fondamentale importanza perché comunque vengono creati nuovi posti di lavoro. Grazie a un bando della provincia promosso nell'ambito del programma operativo regionale 2007-2013 saranno distribuiti dei voucher formativi per i lavoratori che vogliano conseguire il diploma. I voucher avranno un importo massimo di 2.500 euro per uno stanziamento totale di 50.000 euro. L'assessore provinciale Simonetta Pellegrini ha spiegato che questa misura è rivolta a tutti coloro che per diverse ragioni hanno scelto di interrompere gli studi superiori e che oggi hanno bisogno di elevare la loro qualificazione professionale. Per maggiori informazioni consultare il sito www.impiego.provincia.siena.it. Sapevate che dal 5 novembre al 28 novembre si terrà la 20ª edizione di Leggere e Volare, la festa del libro per ragazzi e giovani, promossa e organizzata dalla provincia di Siena? Il programma della manifestazione si svolge su tutto il territorio senese e prevede spettacoli, concerti, mostre ed eventi culturali. Tutti i giorni presso i giardini della Lizza si terrà dalle ore 9.30 alle ore 19.30 con orario continuato la mostra mercato, dove saranno presenti oltre 10.000 libri per ragazzi e dove si terranno presentazioni letterarie ed eventi.
Protagonista dell'intervista di questa settimana l'assessore alla cultura Marco Saletti. Assessore, 21esima edizione di Leggere e Volare, quali le novità di quest'anno? Le novità sono molte, è un contenitore e come tale accoglie diverse espressioni, direi artistiche. Prima fra tutte ovviamente la possibilità che viene data ai ragazzi delle scuole, mi preme significare di tutta la provincia, con incontri con l'autore, cioè abbiamo scelto e selezionato una serie di libri, di novità che sono attualmente in libreria e i ragazzi avranno la possibilità di incontrare l'autore del libro e dialogare con lo stesso autore alla scoperta appunto di come è nata l'opera, come si è sviluppata, quali sono state le idee che hanno realizzato, poi che hanno portato a compimento la scrittura del libro. Poi abbiamo altre novità, abbiamo per esempio in un rapporto di collaborazione con la Walt Disney abbiamo la possibilità di programmare al Metropolitan Il Re Leone, che è già uscito alcuni anni fa ma che è stato rivisto e revisionato in 3D, quindi una novità interessante. E poi altre cose ancora, prima fra tutte, per esempio abbiamo per la prima volta la possibilità di presentare a Siena un bellissimo documentario di Luca Verdone sul futurismo, un documentario che fa un excursus sulla storia del futurismo, su quello che questo movimento ha rappresentato e l'autore sarà presente in sala. Il documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Roma e quindi avremo la possibilità di presentarlo appunto in particolare all'Istituto d'Arte ma poi anche al pubblico senese. Ha parlato prima di autori, un autore che lei ha invitato è Andrea Camilleri. Non potrà partecipare, ma le ha risposto. Sì, questo io ho una grande ammirazione per Andrea Camilleri, ho cercato in tutti i modi di averlo a Siena, però non è potuto essere presente, in particolare all'inaugurazione, contavo sul fatto che ha scritto e partecipato a diversi impegni sui 150 anni dell'Unità d'Italia, però gentilmente mi ha scritto, ho letto la lettera che ieri ho presentato in conferenza stampa, ma vorrei leggervi un passaggio significativo, quando appunto Camilleri dice: mi fa molto piacere sapere che in un momento così difficile per la cultura voi state lavorando per sostenere proprio l'amore della lettura ai ragazzi con una vera e propria festa. Ecco, il messaggio che vogliamo dare è quello di una festa e del piacere di avvicinarsi alla lettura del libro, sapendo che questo è un arricchimento fondamentale per acquisire la dimensione, le conoscenze, insomma in parole povere per farsi uomini maturi. Grazie.